Ciao ragazzi, oggi video un po' diverso dal solito perché voglio parlarvi del Pixel 2 XL. Eh sì, la prima versione non era disponibile in Italia, ma questa seconda versione sì, e c'è Google Assistant integrato su questo telefono, infatti vi basterà strizzarlo per richiamarlo. Un gran bel passo in avanti, veramente, però anche lui ha le sue pecche. Ne parliamo meglio dopo la intro. La registrazione che avete visto a inizio video è stata effettuata interamente con la fotocamera frontale di questo fantastico telefono, ma del comparto fotografico ve ne parlo, meglio più avanti. Iniziamo come di consueto dalla confezione di vendita. Che cosa c'è al suo interno? Un caricatore da 5V 3A, un cavo da USB Type-C a USB Type-C, un adattatore da USB A a USB Type-C e un adattatore jack, perché appunto il telefono di default non dispone del jack audio da 3,5 mm, quindi adattatore da jack a USB Type-C e una spilletta per il vano nano SIM, nonché manualistica varia. Google si sta avvicinando ai borderless, ma la tocca veramente piano. Questo nuovo device è pensato come miglioramento della precedente versione, assolutamente più moderno, aggiornato anche dal punto di vista hardware. Troviamo una scocca posteriore unibody in alluminio con questo inserto in vetro che inizialmente andava a coprire anche il fingerprint, in questo caso invece no, si ferma alla fotocamera. Certificazione IP67, quindi resistente all'acqua e alla polvere finalmente, perché ci sono stati molti utenti appunto che hanno rimproverato a Google la scelta appunto di non certificare il Pixel originario con questa certificazione, quindi finalmente arrivata. Sempre posteriormente troviamo il logo di Google che campeggia bello, luminoso, riflettente, luccicante sul retro. Come vi dicevo appunto c'è il fingerprint che dal punto di vista rapidità di sblocco non lo paragonerei ad un OnePlus 5 o a uno Xiaomi Mi 6, che secondo me sono molto più rapidi. Al di sopra troviamo la singola fotocamera posteriore accompagnata da un flash dual LED e da messa a fuoco laser. Anteriormente troviamo fotocamera frontale, display da 6 pollici con i bordi stondati. Troviamo poi nel lato destro tasto accensione, blocco spegnimento e il bilanciere del volume, entrambi lisci, quindi ogni tanto sarà un po' difficoltoso distinguerli. In tutti i casi il tasto di accensione sarà di colore arancione per questa colorazione. Questa è la colorazione bianco e nero, c'è anche la colorazione nera, ma questa qui secondo me è molto più accattivante, molto più bella, molto più sciccosa, molto più elegante, tutto quello che volete, insomma la preferisco di gran lunga. Nel lato superiore troviamo un microfono, nel lato sinistro invece troviamo il vano nano SIM, c'è anche il supporto alla mitica eSIM che qui in Italia purtroppo non si vede. Nel lato inferiore invece troviamo l'entrata USB Type-C 3.1. Ora passiamo al display, che è assolutamente la prima cosa che salta all'occhio. Un display fantastico che però anche lui ha delle pecche. Eh sì. E adesso andiamo a scoprire. Un 6 pollici, come vi dicevo, con bordi arrotondati, risoluzione Quad HD Plus, quindi 2880x1440, aspect ratio 18 noni, ovviamente classico dei device borderless, con supporto anche al profilo colore DCI P3 a 24 bit di profondità. È utile che io vi dica che ci sono tre possibili profili colore selezionabili dalle impostazioni, ossia migliorati, naturali e intensi. Potete scegliere una delle tre opzioni, di default sarà selezionato naturali, però se è selezionato appunto questo profilo colore il contrasto diciamo che viene meno, così come viene meno la saturazione, i colori sono piuttosto smorti, slavati, oggettivamente sono piuttosto bruttini. Per ovviare a ciò possiamo selezionare il profilo intensi ed ecco che la saturazione aumenta di molto, mantenendo comunque una buona fedeltà della riproduzione dei colori, della tonalità, e anche il contrasto aumenta in modo consistente e quindi la resa cromatica con questo profilo è assolutamente nettamente migliore. Parliamo comunque di un pannello P OLED, quindi i neri saranno assoluti, la luminosità risulta molto buona, buona anche la visibilità alla luce del sole, l'angolo di visione che è ottimo, ma la stessa cosa non si può dire per la tonalità dei colori. Inclinando anche semplicemente di qualche grado il dispositivo, i bianchi in generale e tutti gli altri colori tenderanno ad andare alla azzurrino. Insomma, da questo punto di vista Google ha sicuramente toppato. Andiamo avanti parlando, dato che ci sono degli speaker stereo, del doppio speaker stereo frontale, che
Mi aspettavo fosse buono qualitativamente parlando, in realtà non è così, è discreto. Mi aspettavo veramente molto, ma molto di più. Invece li ho trovati deludenti, ma veramente tanto. Ho riprodotto varia musica da Play Musica, appunto, da Spotify, eccetera. Il volume è elevato, però, appunto, con volume al massimo, tende a distorcere le basse frequenze. Curioso, è veramente un peccato. Parlando invece di software, a bordo troviamo Android 8.0 Oreo, assolutamente fantastico. Cioè, cosa volete che vi dica io? Va assolutamente che è una meraviglia. Non si impianta mai nessun lag reattivo, scattante. Tutte le operazioni che deve fare le fa in un batter d'occhio, assolutamente. Tra l'altro, l'accensione impiega veramente una manciata di secondi. Sapete quanti? 12 secondi, che non è niente. Si intuisce all'istante quanto Google abbia impiegato un'infinità di risorse per ottimizzare al meglio Android Oreo per questo dispositivo, così come per il Pixel, cercando di offrire all'utente un'esperienza Android più pura possibile, la più fluida possibile, la più fantastica possibile. E ci è riuscita assolutamente molto bene, perché veramente non ho nulla da dire. Tra l'altro, questo sistema operativo porta alcune funzionalità piuttosto interessanti. Prima tra tutte, Active Edge. Eh sì, avete presente HTC U11 che quando lo strizzate potete richiamare delle funzionalità particolari? Bene, la stessa cosa accade con il Pixel 2 XL. Infatti, guardate, quando lo strizzate si avvierà Google Assistant e potrete impartire dei comandi, ad esempio invia un SMS a Tizio, scatta un selfie, scatta una foto per la fotocamera posteriore, eccetera. Una funzionalità molto comoda perché è veramente a portata di mano nel vero senso della parola e anche molto utile per certi versi. In tutti i casi, dalle impostazioni potete modificare l'intensità della pressione che dovete esercitare sui bordi destro e sinistro per avviare appunto l'assistente vocale. Tra le altre funzionalità più classiche presenti sul Pixel 2 XL troviamo il display ambient oppure il doppio tap per attivare lo schermo. Dunque, vi ho detto come si comporta il sistema operativo e della sua immensa fluidità, ma non vi ho detto i componenti interni. Troviamo CPU Qualcomm Snapdragon 835 octa-core 2.5 GHz accompagnata da GPU Adreno 540 e 4 GB di RAM LPDDR4X. Non saranno gli 8 GB di RAM presenti su OnePlus 5, però il multitasking non si comporta male. Molte applicazioni le riesce a tenere in memoria e quindi qui si evince un'ottima gestione della RAM da parte di Android 8.0 Oreo, e anche l'utilizzo delle applicazioni in split view non risulta difficoltoso, anzi liscio come l'olio. È venduto con un solo taglio però di memoria interna pari a 64 GB, quindi fateci un po' i conti, anche perché la memoria non è espandibile tramite schedina microSD. Beh, è inutile dirvi che i giochi girano veramente che è una meraviglia, i benchmark sono tutti con delle votazioni assolutamente estremamente positive, trovate in tutti i casi tutti i vari screenshot, i miei vari test nella recensione scritta, link in descrizione, così come in descrizione trovate anche il relativo link all'acquisto, veramente un mostro di potenza, anche perché comunque monta tutte le ultime componentistiche hardware, le più potenti che attualmente si possono avere all'interno di uno smartphone Android. Passiamo ora a quella che secondo me è la key feature più importante di questo dispositivo, ossia la fotocamera. Assolutamente fantastica. Google fin dall'inizio si è vantata dicendo che il nostro Pixel 2 XL non ha bisogno di due sensori come fanno tutti gli attuali top di gamma e non. Il nostro dispositivo ne ha uno solo, ma che funziona veramente bene, che vogliamo far funzionare bene, e sapete che vi dico? Google c'è riuscita. Eh sì. Gli scatti che questo sensore da 12.2 megapixel con apertura focale pari a 1.8, stabilizzazione ottica più digitale con doppio flash LED riesce a tirare fuori, sono veramente degli scatti fantastici. Favolosi su tutti i punti di vista, non so come dirvelo. In tutti i casi, adesso in questo momento state vedendo in sovrimpressione, non riesco a dire la parola,
tutte le varie immagini che ho scattato, gran parte delle quali scattate con HDR Plus avanzata, e vedete come riesca a tirare fuori di quei colori, di quegli scatti, di quelle immagini assolutamente fenomenali. Anche al buio non sono assolutamente male, non se la cava male, anzi, con l'HDR Plus avanzato in alcuni casi al buio potrebbe apparire magicamente del fastidioso rumore video, però non è chissà quanto evidente. Non manca messa a fuoco laser con tecnologia dual pixel per una miglior precisione. Parlando invece di video, troviamo fino al 4K a 30 frame, poi troviamo anche gli slow motion a 120 o addirittura 240 fps. Fotocamera frontale invece da 8 megapixel, apertura focale pari a 2.4, quindi assolutamente un sensore molto meno luminoso rispetto a quello posteriore, ma tutto sommato gli scatti anche al buio non vengono male, naturalmente alla luce del sole sono fantastici. Poi tra l'altro, tra le varie impostazioni, tra le varie funzionalità, ecco, dell'app fotocamera troviamo la funzione ritratto, quindi che riesce a sfocare lo sfondo del soggetto. Trovate anche tutte le mie votazioni nella recensione scritta che vi invito ancora una volta a leggere. Io ho dato un punteggio molto alto. Sì, andiamo avanti però parlando di batteria, perché comunque tutto questo hardware potente richiede ovviamente un consumo energetico non da poco. Infatti dispone di una batteria a litio da 3520 mAh, che è leggermente di più rispetto al Pixel originario, il che è un bene. Svolge egregiamente il suo lavoro, con un uso medio vi porterà tranquillamente fino a sera con ancora un circa 40% con un uso medio. Se invece lo usate più intensamente arriverete comunque con una decina di punti percentuali di autonomia. Per quanto riguarda la ricarica rapida invece, circa 2 orette ed eseguirà una full charge. E dunque anche la batteria l'ho reputata all'altezza di un dispositivo come il Pixel 2 XL e anche qualcosina di più. Passiamo un attimo all'ultima sezione, dopodiché chiudiamo facendo un piccolo riesumé. Connettività. Google per la seconda volta ha deciso di non incorporare un modulo dual nano SIM, ma mantenendo una singola SIM e senza possibilità di espansione, come già vi dicevo, tramite schedina microSD, il che ad alcuni utenti potrebbe far storcere il naso. In tutti i casi, parlando di mera connettività, troviamo che uscendo da una zona d'ombra riesce ad agganciarsi alla rete dati molto rapidamente, chiamate qualitativamente molto buone, dispone di Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a, BGN, AC, NFC, ha GPS con GLONASS e bussola. Come vi dicevo, lo potete acquistare direttamente da Google Store al prezzo di 989 euro, oppure da 3.it, da 3 Italia con operatore, appunto, quindi con piano tariffario eccetera. Pixel 2 XL è assolutamente un terminale completo da tutti i punti di vista, che però presenta alcune pecche che su un dispositivo appunto premium come lui non mi sarei mai aspettato. Parlo del display, dell'azzurrino del display, e dal punto di vista audio, che mi hanno veramente deluso. Lasciate un like a questo video, iscrivetevi mi raccomando al nostro canale YouTube per non perdere tutte le nostre nuove ed ultime produzioni, e mi raccomando, per la terza volta vi invito a leggere la mia recensione scritta, che ci stanno le votazioni, ci stanno gli screenshot, i sample eccetera. Da Nicolò Cumerlato per tech.it è tutto, ciao.